Buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno e un grande ringraziamento agli organizzatori. E un ringraziamento di cuore alle delegazioni internazionali che hanno portato e elevato il livello qualitativo di questo confronto e alle grandi lezioni di politica internazionale. Grazie di cuore a tutti voi. E arriviamo a noi. Penso che semplicemente 10 anni fa, 5 anni fa, la parola indipendenza era interpretata come una bestemmia. In questi 10 anni di fermento della società sarda, di contaminazione della società sarda, se ne parla tranquillamente, se ne parla serenamente. L'indipendentismo, il sovranismo, ormai è sedimentato all'interno della società sarda. L'anno scorso, a Festa Manna, l'appuntamento annuale politico del movimento indipendentista IRS, affermavamo questo, che l'indipendentismo non è più all'interno delle organizzazioni indipendentiste, ma è diffuso in tutta la società di Sardegna. E a controprova di questo, i dati dell'Università di Cagliari e di Edimburgo affermano scientificamente che il 40% dei sardi vogliono l'indipendenza, che l'80% dei sardi parlano e vogliono una sovranità fiscale. Bene, se questa è la situazione, se questa è l'accelerazione, a livello internazionale, oggi qui rappresentiamo 40 milioni di europei, le organizzazioni che siedono in questo tavolo. La comunità europea deve considerare il nuovo processo, il referendum di indipendenza che sta portando avanti la Scozia, per noi è la locomotiva, l'avanguardia a livello europeo delle nazioni senza Stato. E tutti noi, l'Associazione Internazionale degli Indipendentisti, devono poner gasolina alla locomotiva scozzese, anche perché, caro rappresentante, appena sarete indipendenti faremo salto in Scozia per quel petrolio che avete lì al Mar del Nord, no? Preparatevi, ci diamo una mano a vicenda. Quindi il vento è cambiato, no? La situazione è molto favorevole a livello internazionale e la Sardegna sta subendo qui internamente una grande accelerazione, nel senso che, e torniamo a noi, e mi riferisco a quello che ha detto Alfonso López Tena, il potere genera il diritto, siamo a un bivio, la Sardegna sta decidendo, come dice il grande Mandela, ogni nazione arriva a un bivio, o sottomettersi o soccombere, o decidersi definitivamente di liberarsi. Tutta la Sardegna intera è in questo fermento intimo, profondo, decisionale. L'unione degli indipendentisti è insufficiente per governare. La società sarda, in termini trasversali, attraversata da questo brivido caldo, da questa conoscenza, da questa presa di coscienza, necessita e ci impone di governare. Noi non possiamo più promettere, quando arriverà la rivoluzione sarà un giardino o un paradiso. Fra 20 anni, 30 anni, fra 10 anni, quando arriverà l'indipendenza, noi siamo andati tutto bene. No, no. La Sardegna intera pretende decisioni immediate, rapide, e cioè siamo qui per proporre una ipotesi di governo, iniziare a ragionare. Se l'Unione degli Indipendentisti non può numericamente andare a governare, dobbiamo trovare un altro sistema per acchiappare quei 40% di sardi che vogliono l'indipendenza o perlomeno la sovranità. La parola magica che abbiamo formulato in questi anni, che non si trovava, è il concetto di sovranità. Nel senso che se l'autonomia è morta, è definitivamente andata, e siamo 30 anni in cerca di modificare questo statuto di autonomia che non ha nessun valore oramai giuridico e neanche reale, dobbiamo trovare un'altra forma. L'indipendenza arriverà, l'autonomia è morta, e tanto dobbiamo mettere una pietra in mezzo al guado
per non far bagnare i piedi a nessuno, alla Reich fritta. No, non è fritta, è tranquilla, è soave, è graduale. Dall'autonomia morta alla sovranità possibile, all'indipendenza. Stiamo dando una traiettoria nuova di senso. Uscire dalle sabbie mobili della statica e mettere in dinamica nuovamente la nostra storia. In questi giorni abbiamo avuto molti contatti, 3 giorni di intenso lavoro, di contatti, e possiamo affermare tranquillamente che il concetto di sovranità sta entrando in tutta la società, sta entrando nelle organizzazioni, sindacali, politiche, associazioni, libere associazioni, liberi pensatori. All'interno dei partiti tradizionali si sta creando una guerra concettuale, il dibattito è tutto lì, sul concetto di sovranità sì, sovranità no. Interi partiti si stanno spaccando su questo concetto, e a noi si guarda bene, stiamo facendo uno sforzo di elaborazione concreto. Però noi sì, che siamo realisti più del re, ti vengo a dare esempi. E vi faccio un esempio. A Perfugas noi avevamo 2 possibilità. Rimanere duri, puri, e mettere un consigliere in minoranza, fuori dal comune, a suonare la matracca. Cattivi, corrotti, eccetera, eccetera. No, noi abbiamo fatto una proposta di sovranità e per un anno intero abbiamo iniziato a far dibattere la società di Perfugas, abbiamo trovato un accordo trasversale, 4 giorni prima di presentare le liste, bene, IRS governa a Perfugas e dopo 48 ore Equitalia ha deliberato fora. Sovranità fiscale, risparmiando in un paesino piccolo 40-50 mila euro. Abbiamo assunto un ragazzino e abbiamo fatto questo. Stiamo facendo 2 ettari di pannelli solari con i soldi trovati nel mercato internazionale, senza delegare alle multinazionali che sono rapinando le nostre energie. Praticamente stiamo mettendo in pratica concretamente il concetto di sovranità fiscale, sovranità alimentare, sovranità energetica, sovranità linguistica. Tutugantu in un piccolo laboratorio che è Perfugas. Quindi adesso spetta a noi, se decidiamo di stare fuori dai giochi o iniziare a ragionare e preparare un progetto che non prometterà l'indipendenza fra 30 anni, ma quando si voterà alle prossime regionali, probabilmente fra 12 mesi o fra 24 mesi, la società sarda ci impone questo. Le forze sovraniste, che sono molte di più legate vogliono essere le forze indipendentiste, pretendono, hanno il dovere di dare risposte concrete al popolo e alla nazione sarda. Oggi non possiamo più assistere alla nostra umiliazione, alla nostra perdita di dignità, non possiamo assistere inermi al nostro disonore, che oltre al dramma economico che la crisi ha dilatato come un caleidoscopio, ha dilatato le contraddizioni tra lo Stato, tra il rapporto strutturale tra Stato italiano e nazione, tra nazione sarda e Stato italiano, cioè la perfetta tempesta che non si è succedendo oggi, noi sì, vivi e protagonisti. Credo che dobbiamo prenderci una grossissima responsabilità e governare immediatamente la Sardegna. Credo ancora che stiamo passando un ottimo momento di grande dinamica e mi pare anche che siamo per uscire da un tunnel molto oscuro e possiamo finalmente, moderatamente, iniziare a sorridere. Da questo tavolo un'ultima cosa e chiudo. Non siamo più disposti e abbiamo assolutamente necessità di una nuova soggettività internazionale. La Sardegna non è più disposta ad essere la periferia ingombrante dell'Italia. Vogliamo denunciare qui a tutti voi, rappresentanti delle nazioni senza Stato, una ingiustizia colossale dove la legge italiana vieta ai sardi di avere un rapporto internazionale, cioè avere i suoi rappresentanti in Europa. Malta ne ha 15, Sicilia ne ha 8.
credo che tra un po', con questo accordo che abbiamo sottoscritto questi giorni, dovremo mobilitare queste nazioni senza Stato affinché questa colossale ingiustizia finisca e che la Sardegna pretenda quel ruolo internazionale, quella piattaforma che metterà in comunicazione Europa e Nord Africa, utili per tutti. Penso che stiamo attraversando un momento magico, dipende solo da noi acchiapparlo, un minimo di coraggio, un grande ottimismo e il sorriso probabilmente ci restituirà l'anima e la nostra dignità. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Gavino.